Zushi, ad esempio, lo ha risvegliato lentamente. Ha un apprendimento veloce e non si è risparmiato nell'impegno, così è riuscito a padroneggiare il ten in tempi eccezionalmente rapidi, vale a dire 6 mesi. È fuori discussione, in questo modo non faremo mai in tempo ad iscriverci. Dobbiamo imparare il ten entro la mezzanotte e fare breccia nel muro creato dal nenne di Hisoka. Non ci rimane che risvegliarlo con la forza. Questo ci permetterà di fare in tempo. Dipenderà da voi il fatto di riuscire o meno a padroneggiare il ten. Ciò che ora mi appresto a fare è scagliare la mia aura contro di voi. In pratica userò l'Oatsu che vi ho mostrato poco fa. Naturalmente non infierirò su di voi, ma ciò non toglie che si tratti di un sistema piuttosto brusco. Inviando tutta in una volta la mia aura, otterrò di forzare gli shoko del vostro corpo ad aprirsi. Gli shoko? Qualcosa di simile agli tsubo? Esatto. Gli shoko sono aperture attraverso le quali si espande l'aura, i canali in cui scorre il nostro ki. Normalmente essi sono chiusi e impediscono all'aura di espandersi. All'impatto con la mia aura essi si apriranno, lasciando sgorgare l'aura prima stagnante. Il processo di apertura andrebbe completato lentamente, attraverso la meditazione e lo zen. Zushi, che è dotato di un talento naturale, ci ha impiegato 3 mesi. Voi probabilmente ci mettereste una settimana, o forse anche meno. Per questo è un peccato procedere in questo modo. Va contro la mia volontà e la mia politica. Io proprio non capisco. Con la forza o no, la cosa migliore è risvegliare questo potere il più velocemente possibile. Quella che userò è una mossa segreta non regolare. Se una persona inesperta o con cattive intenzioni la praticasse, rischiereste la vita. Però, signor Wing, tu non hai delle cattive intenzioni e non sei inesperto, vero? Comunque sarei molto curioso di sapere perché tutto d'un tratto hai deciso di insegnarci il vero Nen. Tutti coloro che appartengono alla categoria del 200° piano usano il Nen. Se combatteste ignorandolo completamente ricevereste un battesimo del fuoco. Vi sono individui senza scrupoli che usano il Nen senza preoccuparsi delle conseguenze che potrebbe avere il loro attacco. Lassù vi è solo chi ha resistito ed è sopravvissuto a questa dura legge. Gli eletti. Tuttavia, ne hanno pagato un caro prezzo. Volevo che voi ne foste consci prima di procedere. Le mie parole vi avranno tenuto sulla corda e forse vi hanno spaventato, ma so che con voi questo sistema funzionerà. Avete indubbiamente una predisposizione naturale. Siete idonei. Il vostro Ren era straordinario. Toglietevi le giacche e datemi la schiena. Sento un caldo incredibile. Il signor Wing non ci sta nemmeno sfiorando, eppure avverto una forte pressione. Questa sensazione che sento sulla pelle è come se qualcosa di invisibile e gelatinoso mi avvolgesse. Resa 1000 volte più spiacevole, potrebbe somigliare alla sensazione che dà il Nen di mio fratello. Cominciamo. Ecco, adesso tutti gli shoko del vostro corpo si sono aperti. La vostra aura è visibile a occhio nudo. Sembra vapore. Sì, è simile a quello che esce da un bollitore. Sta fuoriuscendo in modo inarrestabile dal mio corpo. È normale che questo succeda. Se continuaste a disperdere l'aura, esaurireste ogni energia fisica e presto non avreste nemmeno la forza di stare in piedi. Come sospettavo. Ascoltatemi bene. Fissate la mente sul pensiero di voler contenere l'aura dentro di voi. Trovate una posizione che vi consenta di concentrarvi facilmente. Dopodiché, immaginate che l'aura scorra all'interno del vostro corpo come il sangue. Dalla testa, verso la spalla destra, la mano, il piede e lo stesso sul lato sinistro. E adesso provate mentalmente a creare un'immagine della vostra aura che lentamente comincia a tremolare intorno al vostro corpo. Che bambini incredibili. Hanno capito senza che glielo insegnassi che la naturalezza è la chiave per usare il Ten. Hanno acquisito la tecnica senza consigli. Aprite gli occhi piano piano. Come vi sentite? Come se una membrana tiepida mi avvolgesse. È come se indossassi un vestito senza peso. Dovete fare in modo di fissare questa immagine dentro di voi. Con l'abitudine sarete in grado di usare il Ten anche durante il sonno. E adesso? Con il preciso intento di attaccarvi userò il mio Nen contro di voi. Fino a pochi istanti fa vi sarebbe stato impossibile resistere. Sì. Adesso capisco molto bene il paragone dello stare svestiti in una tormenta. Se ne uscirete indenni, potrete distruggere il muro di quell'uomo. Cominciamo!